mistero veramente. Da venerdì che stiamo qua, lo cerchiamo, siamo degli ottimi amici, ottimi rapporti. Anzi, è lui che ci ha portato in questi posti, lo conosce come le tasche sue, questi posti qua, quindi non sappiamo più che pensare, che se è venuto qualche amnesia, qualche cosa. Speriamo di trovarlo vivo, me lo auguro, perché è un caro amico. Diciamo, è un conoscente da bambino, che mio figlio l'ha visto nascere e è alla ricerca da 3 giorni, che non si ferma né notte né giorno, e c'ha la volontà di trovarlo. Abbiamo ripreso le ricerche stamattina dalle 7, sono impegnati all'incirca una cinquantina di uomini che stanno passando a tappeto un'area circoscritta di circa 220 ettari, compresa tra due canali torrentizi, che è stata individuata a seguito ieri del ritrovamento degli effetti personali che portava con sé il Pertosa. Quindi questo ha permesso di concentrare le ricerche su quest'area. Al momento comunque l'esito è assolutamente negativo. No, aveva 82 anni, pensionato, quindi che avesse patologie particolari non ci risulta, o comunque al momento non è dato sapere. Aveva sicuramente difficoltà a muoversi, nel senso si muoveva, ma non in maniera proprio agevole, da una persona di 82 anni. Quindi, però era molto pratico dei boschi, delle zone rurali, e quindi insomma, sicuramente almeno un paio di chilometri deve averli percorsi, almeno questo ci rinviene dalle informazioni dei familiari, e sul resto stiamo battendo la zona. E al momento le ricerche sono coordinate dai carabinieri su delega della prefettura, e ci sono i vigili del fuoco che curano la parte operativa, e poi ci sono le associazioni di volontariato, di protezione civile, sia di San Nicandro Garganico, che ha attivato il COC, sia di tutta la provincia di Foggia. E inoltre il nucleo, il corpo del soccorso alpino e speleologico, che ci sta dando una mano insomma, dalle prime ore. In più ci sono cinofili dei vigili del fuoco del soccorso alpino, con 2 cani ciascuno, per un totale di 4 cani, droni, quindi tutta la strumentazione possibile è stata messa in campo.